Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus agroalimentare parliamo delle esportazioni del formaggio Asiago DOP, che a gennaio 2022 hanno segnato un più 30,8% rispetto allo stesso mese del 2021. Sulla scorta di questo dato, il consorzio tutela formaggio Asiago ha ben pensato di voler rafforzare la presenza all'estero e valorizzare sempre di più la specialità veneto-trentina in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, cioè il paese dove l'export di Asiago ha raggiunto le vette più alte. Per tale ragione il consorzio ha lanciato un nuovo progetto con l'obiettivo di comunicare nei punti vendita tutte le novità introdotte recentemente e dando rilievo e attenzione alla qualità delle lunghe stagionature. In Europa invece nel primo mese del 2022 la Germania è ancora il mercato leader per la specialità nostrana, dato confermato dal sostanziale raddoppiamento delle vendite rispetto al 2021. Particolarmente positivi anche i dati di vendita in Repubblica Ceca. Per quanto riguarda Asia e Sud America, l'intenzione del consorzio di tutela sembra quella di voler capitalizzare i futuri trend di ripresa del commercio con attività in presenza, tramite il coinvolgimento dei giovani, che in tutto il mondo dimostrano di apprezzare il formaggio Asiago DOP. Questo è quanto rivelato dal presidente del consorzio di tutela Asiago, Flavio Innocenzi. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.